puntate precedenti. E l'altro giorno ci metterà al bar. E gli sguardi, i sorrisini, le carezzine. Adesso anche il bacio. Sì, capite? Giulia, dopo il confronto animato con Ale... E comunque, adesso lo cerco. E quando lo trovo, la risolvo con lui la situazione, cretina. Decidi di affrontare una volta per tutte Santo. Durante la ricerca, viene avvicinata da Pitti Leona, che le spettegola l'incontro avvenuto tra Santo e Ale in tabaccheria, arricchendolo di particolari piccanti che la infastidiscono ulteriormente. Voi due vi siete lasciati e loro si sono innamorati. Si capite? Nel frattempo, Rosa Pisello, nel parcheggio sotterraneo, ritrova uno stivale insanguinato appartenente ad Angelo, mentre le sfreccia davanti un furgone guidato da un losco figuro che le provoca una reazione disperata. Da urlo. Stronzo, dove sei finito? Ti ho cercato dappertutto ieri e non ti ho trovato. Dobbiamo parlare. Ti aspetto al solito posto, oggi alle 15. Si capite? Stronza, ci sarei tu. E comunque non ho più nulla da dirti. Ma se proprio ci tieni, ok. Commissario Spaccater, un dio e piacere. Rosa Pisello, bel nome. Sendo boh, noi abbiamo saputo, dalle cose che abbiamo visto almeno, che qua è successo qualcosa di strano per quanto riguarda quello che abbiamo visto lì, perché lei è stata vista all'interno di questo garage che mi stava su uno stivale insanguinato. Adesso io voglio sapere come è possibile una cosa del genere. Lei cosa ha visto quando è arrivata? Visto e considerato che stava là con questo stivale in mano, che doveva chiamarci subito, che doveva fare questa cosa così? La dovevo chiamare subito? Scusi, il mio futuro marito, nonché un uomo eccezionale che io amavo alla follia dal primo giorno in cui l'ho visto, era scomparso nel nulla e io mi sono imbattuta nel suo stivale insanguinato e secondo lei ho la lucidità di andare a chiamare la polizia. Beh, ma che si chiama? Scusi, vigile del fuoco, certo si chiama la polizia. Ma devo arrivare, devo vedere. Adesso avete spostato tutto, non si capisce. Comunque, da quello che ho capito, da quello che anni e anni di esperienza, secondo me si tratta di un rapimento. Adesso io voglio... Però secondo me non lo possiamo dire in questa fase, perché sa benissimo che deve passare 48 ore. Sì, 69. E quindi per il momento il signor Arca è scomparso e come tale mi risulta che sia così. Stiamo facendo fare le indagini ai RIS e quindi avremo delle risposte. E meno male perché lei... Vediamo un po' di acquisire nuovi elementi, perché qua altrimenti come possiamo fare? Qua non si capisce più niente. Allora, avanti.
regalo oggi. Buonasera, signor commissario. Cos'è? È arrivato il repertorio dei RIS. Repertorio, sì. Repertorio. Chi ci abbiamo? Mal, Ricchi e Poco. Il reperto, si chiamava il repertorio. Calogio, puoi andare, grazie. Buonasera. Sembra fare il cascabotto. Allora, è arrivato il reperto dei RIS di Parma. Allora, indagine sul signor Angelo Arca, gentilissimo commissario Spaccaterra. Dopo le indagini effettuate sui reperti e sul DNA dello scomparso, le comunichiamo che il signor Angelo Arca risulta essere padre di una figlia residente a Pescara in via Buatta numero 4. Conservar RIS di Parma e Combarisci. RIS Parma e Combarisci. Allora, qua dobbiamo andare a vedere, qua dobbiamo andare a questa casa, dobbiamo interrogare la figlia e lei deve venire con me. Comunque, adesso mi faccio... comunque, commissario, mi permetta di dirle che il signor Angelo Arca mi si era presentato come un signorino. Io non sapevo avesse una figlia, ma l'avrei comunque accettato. Va bene. Non faccia così, per favore. Mi faccia telefonare a suo fratello. Mi dia il numero di suo fratello, che voglio portare pure lui. Anche lui era presente al fatto. Allora, dimmi dica il numero. 3? 3, 6, 7, sì, sì, 10, 11, 12, 14. Vabbè, 14, pi greco. Pronto? Pronto, polizia, sono il commissario Spaccaterra. Commissario? Commissario Spaccaterra. Ah, commissario, buonasera. Buonasera, lei è il signor Santo? Sì, sono io. Senta un po', dove si trova in questo momento esattamente? Guardi, esattamente io mi trovo all'Arca, alla rotonda d'ingresso del Simpli. Ecco, allora mi aspetti là che sto passando a prenderla. Va bene, a sua disposizione, l'aspetto qui. Ok, ci vediamo fra poco. Scusa, commissario? Che succede? Problemi con la polizia? Sì, ieri non so se ci stavi, mia sorella, un urlo, un fatto, non si è capito bene. Sì, l'ho sentito, infatti, che cos'era? Lascia perdere, sono problemi di famiglia. Tornando a noi e ricontinuando la sferata, io non ti voglio né più sentire né più vedere, mi sono scocciato di te, basta. Poi tra qualche giorno parto per Londra, almeno per qualche giorno non ci vediamo. Meno male che mi hanno scritto i RIS di Parma che... mi hanno detto questa cosa, che altrimenti qua brancolavamo nel buio. Dove sta? Guardi, sono qui, ecco. qui, mio fratello. Qui, chi è? Santo Pisello? Sì. Ah, che bel nome, eh. E lei chi è? Lo Santa Patata, scusa. Dai, andiamo, che è tardi. Porca miseria. E qua. E già si è fatto notte qua. Dai, che dobbiamo trovare, scusi, Lascia la miseria, pure queste macchine che mi danno senza il sportello. Che fine che ha fatto brutto qua. Spacca terra, mannaggia la miseria. Andiamo, vediamo se riusciamo. Arrivederci, Arrivederci, Santa Patata. Ma speriamo di aver azzeccato l'indirizzo, no qua facciamo una figura di quelle parche famiglia. Buonasera, sono il commissario Spaccaterra. Santo! Rosa! E voi che cosa ci fate qui? Mi dica. Sono venuto per un fatto un po' particolare, non si preoccupi. Pare che suo padre, Angelo Arca, sia scomparso, ma stiamo indagando ancora. Tuo padre?